veramente in un momento non facile. Però Davide mi ha appena detto che per lui oggi è un momento, è chiaro, emotivamente forte, ma è molto contento di essere presente e ci vuole comunicare le sue emozioni attraverso questo scritto. Allora, volevo cominciare io dalla lettera che ho scritto a Loris e finire poi con i ringraziamenti. Spero di farcela perché è un momento, sono contento, ma emotivamente forte e mi emoziono. Allora, comincio da questo. Comunque il microfono non si sente, non c'è l'audio, se possiamo... Cioè, i microfoni sono accesi. Il visivo. Ciao Loris, oggi voglio ricordarti felice come lo eri quando praticavi il tuo sport preferito, il taekwondo. Non potrò mai dimenticare i piccoli calci che davi in palestra durante le tue lezioni. Ne hai dati pochi, avresti meritato di calciare per tutta la vita e diventare un campione. E così ti immagino adesso come un piccolo campione, perché la vita... Perché da oggi vivrai anche attraverso questo progetto e questa palestra che tutti chiameranno con il tuo nome. Ripensandoci, anche il regalo che ti ha fatto la tua insegnante di taekwondo, il kimono, con il quale lei ha vinto i campionati, fa di te un campione. Sono sicuro che adesso indossi tu quel kimono mentre insegni agli angeli come calciare. Ma oggi spazziamo via la polvere e quelle brutte nubi che hanno oscurato la tua breve vita, perché il tuo ricordo dovrà essere sempre vivo ed associato solamente a cose belle, come davvero meriti, il tuo papà.